Blaster, lo scambio quiz di Beer Buster. Al dolce zucchero siamo con Beer Buster. Sì, noi, te invece? Io in che te resta qua, non scappare. Ora ti faccio qualche domanda, Emma. Ho capito la domanda. Perché non l'ho ancora fatta. Qual è una misura che ritieni adeguata per un pene? Mi servono tre di mani. Ok, così. Così? Ti accontenti di poco, insomma. Quanto contano per te le misure? Da 1 a 10. Questa la so. Dico 10. Però sei una ragazza così materialista. No, però l'importante è come lo sai usare. Allora non conto le misure per te. Quanto sono importanti per te le misure nel sesso? Poco. Tanto. Da 1 a 10? 9. Ma le misure di cosa? Della patata. Quali misure, scusa, della patata? Cioè, la patata se è stretta la spalanca. Se no ci divertiamo lo stesso. No, le misure sono importanti. Cioè, il conto è buttare un salame in un corridoio o... Deve essere toscano o in una cosa stretta, cioè c'è una bella differenza. E va, io sono 18 centimetri, fate. Quindi sono importanti? Ma insomma, per arrivare fino in fondo sì, direi. Siamo qui al Beer Buster. Al Beer Buster. Lo scambio quiz di? Di Stepney, ovviamente. No, di Beer Buster. Ah, ovviamente sì. E te sei? Stepney. Appunto. Allora. Ho alzato un pochino il gomito, però una cosa è certa. Marina, ti amo! Marina chi è? La mia ragazza. Ma così è semplice. Che devo dire? Hai una ragazza. Fai dichiarazione a un'altra. Almeno si fa. Come a un'altra? No. A un ragazzo, a lui. Okay. No, lui non vuole. Allora, non vuole. Io amo questo ragazzo, però amo anche la mia ragazza. Viva le bionde. Viva le bionde. Ragazzi, scusate, ma sono nero e l'opposto attrae. Se uno si fa una sega, ragazzi, è un mondo, è un universo, perché voglio dire, se uno si imbrocca una figa dice vai, mi sono imbroccato la figa, ha ragione o sbaglio? No, giustamente. Ha ragione, ma se uno dice guarda mi sono fatto un raspone, non ha la figa, allora datela, è semplice. Per essere comunemente accettato, guarda me però, non mi svenire. Con le cuffie. Mettiti le cuffie anche, va, allora. Ci sei? Allora, per essere comunemente accettato dalla società come un uomo, cosa non devi mai far mancare alla pecorina? E prenderla a schiaffi. Dove? E sul dorso. si possono dire parolacce, eh? Cioè, nel senso, prendere la schiaffi sulle chiappe. Oh, bravo, bravo, bravo. Primo, la violenza. Ciao. Nel senso che un uomo deve saper essere rude per la propria donna. E due, gli schiaffi sul culo. Oh, bravo. La cosa più importante quando fai la pecorina. Allora, ci sono due. Una veloce, scegliela. Sì, ci sono due piccole differenze. Se hai capelli lunghi, la pigli per i capelli lunghi e la sbatti forte. Se hai capelli corti, tu la pigli per il collo e tu la sbatti forte. Cazzo, lo schiaffo! Lo schiaffo dove? Il culo! Eccolo là! Bravo, ragazzi! Bravo! Durante la pecorina. Ma che domande incredibili. La donna ha un 80% di riuscita nel rapporto di pecorina. Ovvero, se lei inarca la schiena. Oh! E qua ti volevo! Qua la schiena! Nessuna pensa mai. È una forma di. Una mancanza di rispetto verso l'uomo. Schiaccia il 5. E cos'è importantissimo che faccia la donna durante la pecorina? E
ovviamente deve gioire insieme all'uomo, deve urlare, deve quasi soffrire. Che cazzo fai col microfono? Lo leggo. Al fine di mantenere un creso vivere all'interno di una coppia, cosa non deve mai mancare da parte della donna in una fellazio? Cos'è fellazio? Si parte subito male. Cos'è la fellazio? Bocchino. Cosa non deve mai far mancare al bocchino? Il coglio! Chi è questa voce? È la voce di Dio. Venga, venga, l'accolgo. Deve ingoiare. Un applauso. Cos'è la cosa più importante in un pompino? La fila. No, in un pompino. Ah, in un pompino l'ingoio! L'ingoio! Ragazze, ingoiate, ingoiate. Ragazze, ragazze, allora, io lo dico. Sono un bravo ragazzo, guardami negli occhi. Ecco, sono un bravo ragazzo. Sì, lo ingoiate. Allora, quando una ragazza... Allora, una ragazza, se ingoia, è da sposare. Perché se una ragazza ingoia, è fatta. È fatta, ragazze, ingoiate. Marta? L'ingoio. Flavia? No, no, mi l'ingoio, dai, per forza! Fabiola? Io non posso parlare! L'ingoio? Devi ingoiare per forza! Per forza! Cosa deve fare durante il pompino? Pompino il succhio! E poi? E poi continuare a pompare dopo il succhio! E alla fine? E alla fine trombare! No, prima! Perso! No. L'ingoio! Ma cazzo di Dio, il succhio è l'ingoio, demono! No, il succhio è... E cazzo, l'ingoio è il succhio, demono! No, l'ingoio è così! Bello, basta me lo dici. Basta me lo dice di adesso. Cosa non deve mai mancare nella fellaccia per mantenere il quieto vivere nella coppia? Da parte della donna. L'ingoio. Ragazza d'esperienza. Ti posso fare una richiesta? Non ti piacerà. Però è troppo divertente. Dimmi. Mi puoi dire un ramarro marrone? Ramarro ma. Ramarro marrone. Siamo qua per la vincita. Mi devi dire? Tre tigri contro tre tigri. Quello era Kiwi? No, tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. No, tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Non ce l'hai fatta, mi dispiace. Riproverà il prossimo scombolt. Sta tranquillo, era quello. S3 che non la capio bene. Io l'ho detto. E ragazzi, venite a Bill Buster perché ci si diverte a bestia. Salutami tutti quanti del Bill Buster ora. We go.